Un libro, per esempio, che consiglio particolarmente a tutti e che, diciamo, e che ho letto recentemente, un libro meraviglioso, è di un antropologo che si chiama Jared Diamond e il libro si chiama Il mondo fino a ieri. Ha anche un sottotitolo, Che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali? Ed è un libro veramente che serve tantissimo, perché oltretutto poi anche in questo, io devo dire onestamente che l'avevo cominciato questo libro prima di questa storia qui del coronavirus e mi sono reso conto via via che è un libro che in qualche modo parla anche di quello che noi stiamo vivendo adesso. Lui che ha fatto? Cioè lui sostanzialmente cerca di mettere in relazione questi antichissimi mondi ai cambiamenti che nel tempo, in millenni, noi delle civiltà cosiddette appunto avanzate abbiamo in qualche modo messo in campo. La cosa del libro più interessante è scoprire che queste antiche società tradizionali sono organizzate in maniera molto più varia delle società nostre. Cioè noi, senza rendercene conto, pur avendo a disposizione tutto, siamo veramente molto omologati, cioè la struttura della famiglia, i figli sono sempre simili tra la mia famiglia e la famiglia di un altro che ha l'età mia, con mia moglie, eccetera. Mentre nelle società cosiddette, come si chiamavano una volta primitive, c'è una varietà impressionante di, diciamo, di varietà di comportamenti, soprattutto molto più numerosi rispetto alle società moderne organizzate. Tutto un insieme di cose veramente straordinarie. Ecco, Jared Diamond, il mondo fino a ieri. Questo è il titolo. Guarda, un film che ho visto recentemente e che non vedevo da tanti anni e che mi è piaciuto veramente da morire è il vecchio Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni. Ma è un film della fine degli anni 60, sostanzialmente, che in realtà parla di una cosa molto semplice, cioè dei sogni di una generazione. E secondo me, guarda, è un film che mi ha molto commosso perché ripartire da quei sogni oggi potrebbe essere, questa è un'opinione mia, sicuramente anche dettata da una specie di strana visionarietà così, però ripartire da quei sogni secondo me sarebbe una cosa bellissima, perché da quello che si dice in quel film, purtroppo per tantissimi versi la società si è incartata sotto tanti aspetti, e invece quel film indica ancora a distanza di tantissimo tempo dei possibili obiettivi sani, belli, anche di realizzazione della propria anima, delle proprie ambizioni, un film bellissimo, Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni, grandissimo regista. Guarda, uno dei dischi più importanti della mia vita, da ogni punto di vista, sia per le scelte timbriche, è stato Rock Bottom di Robert White. Mi pare 1973-74, da ascoltare, insomma, Robert White è stato uno dei grandi musicisti dei Soft Machine. Quindi in quel genere tra rock progressivo, psichedelico, quasi jazzistico ma non jazzistico, eccetera, e ha fatto a un certo punto da solo, con le sue forze proprio, con le sue grida, con il suo canto sporco, con il sassofono anche mal suonato, oppure degli accordi, eccetera, un disco da solo. Beh, è uno dei dischi più belli della storia. Non solo del rock, ma insomma. Quindi Rock Bottom, Robert White. Per quanto riguarda invece
Un disco da segnalare di musica contemporanea, direi sicuramente, non so se oggi lo si trova, ma sicuramente sì. Un disco molto importante per me è stato un disco della Deutsche Grammophon, eseguito da Sinopoli, con tre opere importanti di Bruno Maderna, questo grande compositore veneziano, nato nel 1920 e morto nel 73. Ecco, Aura in particolar modo, secondo me, è un pezzo propedeutico all'amore per la musica contemporanea. Cioè, chi ascolta questo pezzo, anche se è digiuno di musica contemporanea, secondo me, se ha un po' di curiosità, non riesce a non dire: ma che cosa meravigliosa, no? E che è abbastanza, diciamo, insomma, è un impatto raro con la musica contemporanea, questo, no? Però vorrei anche segnalare un altro disco che ho ritrovato da poco, che è un disco bellissimo, che in qualche modo c'entra con la musica contemporanea, che è un tentativo bellissimo di un particolare monaco spagnolo che si chiama Gregorio Paniagua. Lui ha ricostruito la musica dell'antica Grecia. E guardate, siccome ovviamente, come potete immaginare, in realtà non abbiamo niente di quelle cose lì. Lui ha ricostruito gli strumenti, quindi ha fatto un lavoro da pazzo, insomma, e poi ha cercato compositivamente, ecco, questo è importante, di ricreare, probabilmente anche nel senso filologico del termine, cioè, per esempio, ha questi bellissimi materiali come l'Epitaffio di Sicilo, l'Inno al Sole, oppure gli Inni Delfici, il Papiro di Berlino, tutti materiali, tutti frammenti, no? Sostanzialmente, che sono stati, diciamo, ritrovati anticamente, e lui li ha reinterpretati, ma con una visionarietà, una bellezza, una cosa veramente impressionante. Ecco, quello è un disco che paradossalmente anche quello può essere di grande avvicinamento poi alla sperimentazione contemporanea. Se ne devo scegliere uno, naturalmente, anche per rimanere nel nostro ambito marchigiano, sceglierei Ludovico Peroni, che è un personaggio molto particolare, giovane, che a me mi ha sempre incuriosito perché purtroppo abbastanza spesso il difetto, se si può dire, della vostra generazione è di avere una sorta di omologazione con la generazione precedente, no? Come se, non lo so, come se Nono, Berio e Maderna avessero scritto come Malipiero, come Respighi, come Pizzetti, eccetera. Invece no, hanno in qualche modo rotto il cordone ombelicale e fatto altro. E così dovrebbe fare sempre una generazione. Noi dovremmo uccidere i vari Maderna, Berio e Nono, noi di 50-60 anni, e voi uccidere noi, sostanzialmente. E Ludovico Peroni, ripeto, secondo me cerca di fare una cosa che secondo me è, adesso poi ovviamente poi vedremo nel tempo come saprà svilupparla questa cosa, ma lui che parte da un territorio jazzistico, però entra nella musica contemporanea, però è molto suggestionato dall'idea di creare delle drammaturgie su questo. Per esempio, c'è un'opera che lui mi ha mandato recentissimamente che si chiama Il Sognatoio. Questa è un'opera che se l'ascoltate dite dopo 10-15 minuti, dite: ma che musica è questa? Perché dentro c'è un po' di tutto. Ci sono dei squarci che possono essere legati alla musica leggera, squarci naturalmente jazzistici, che è un po' la natura sua, con degli arrangiamenti molto particolari, poi c'è il rock, poi c'è la sperimentazione, ma tutta di livello, cioè non una
non una sorta di isole giustapposte, che quello non funzionerebbero, ma ognuna dentro, diciamo, l'altra, come uno, appunto, come immaginiamoci questa gigantesca Torre di Babele, dove dentro senti dei canti dalla cantante sguaiata della Balera fino alla cantante raffinatissima, invece l'elettronica, oppure invece la chitarra. Insomma, tutto un viaggio veramente interessante, che sinceramente, questa strada, salvo ecco dei piccoli, che ci sono sempre degli anticipatori sotto questo aspetto, però non, fino a 10-15 anni fa non esisteva una strada del genere, o perlomeno non esisteva la capacità di diciamo, mettere giù queste cose senza la paura della critica del maestro. Ma che sai, come sarebbe Citi della musica leggera? No, questo non si può fare, ti direbbe quello, poi dopo l'altro ti direbbe. Ecco, lui sotto questo aspetto lo trovo abbastanza scevro, e quindi, insomma, gli auguro tutto il bene possibile, insomma, sotto questo aspetto.